La Menescuola Basket torna al successo superando con fatica il Vela Viareggio con il punteggio di 50-43. Gli Amaranto non sono riusciti a imporre il proprio ritmo alla gara, rimanendo imbrigliati nel gioco lento proposto dagli ospiti, che in questo modo sono rimasti attaccati alla partita fino all'ultimo minuto. La partenza della SBA, per la verità, faceva ben sperare. Il quintetto di Delia ha infatti allungato subito nel primo quarto, tenendo gli avversari a soli 7 punti realizzati e mettendo una referto 17. Dal secondo quarto la rimonta del Vela è stata puntuale e decisa. Gli ospiti, infatti, pur tirando con il 20% dal campo, hanno approfittato di tanti palloni persi dall'Amen, che hanno concesso molti più possessi alla squadra di Discepoli. All'intervallo il punteggio indicava 26-25 in favore degli Amaranto, che non riuscivano a scrollarsi gli avversari neanche al rientro dagli spogliatoi. Troppe le imprecisioni dalla lunetta, 4 su 12 nel solo terzo parziale, e i palloni malamente persi. Così ci si è avviati ad un finale equilibrato. Faticosamente l'Amen costruisce un mini vantaggio di 7 punti a 5 minuti dalla fine, con due liberi di Giommetti che portavano il punteggio sul 44-37, subito dopo un'inspiegabile espulsione decretata ai danni del capitano Amaranto Castelli. Viareggio non ci sta e Bertuccelli accorcia le distanze con una tripla, ma fino alla fine si susseguono gite e lunetta dove entrambe le squadre sbagliano molto e che mantengono il divario tra le due squadre fino al 50-43 finale. L'Amen porta così altri due punti preziosi per la propria classifica, che la vede al primo posto con 10 punti. La prestazione della squadra Amaranto non è stata certo convincente. Già da domenica, nella difficile trasferta di Fucecchio, servirà ben altro ai ragazzi di coach Delia per non sfigurare contro una delle squadre più attrezzate del girone. Giochiamo anche stasera con una squadra con diciamo 50% dei giocatori professionisti, quindi continuiamo a batterci. Sono orgoglioso di quello che i nostri ragazzi stanno facendo, anche se poi stasera forse abbiamo fatto un po' tanti errori, tante palle perse, e continuiamo a sbagliare al tiro, però insomma diciamo che oggi forse è andata un po' meglio. I nostri ragazzi questo l'hanno sempre avuto. Il fatto che, se ora dico una cosa che magari non è, sportivamente non è bella, cioè per noi è quasi meglio rincorrere che essere i primi, no? Perché ti senti automaticamente, la tua testa ti fa sentire che sei importante, che sei, e magari dai meno di quello che puoi fare. Invece noi, la nostra forza è solo quella, cioè noi dobbiamo lottare sempre e comunque, perché giochiamo con squadre molto più brave di noi tecnicamente, quindi noi dobbiamo mettere in campo, la prima cosa è il cuore e l'orgoglio. Questa, se sei in cima alle classifiche, è chiaro che ti viene un po' a meno. Invece questa è una lezione che noi dobbiamo continuare a dire ai nostri ragazzi.